I semafori sono accesi. Guarda, che vediamo chi prende il comando. Mamma mia. Niente. È salito con due ruote sul jersey che divide la pista dalla terrapieno. Li vediamo ora nella curva del bar. Va lungo uno dei car cross davanti a tutti. Ci dovrebbe essere l'868 di Reichmuth. Vedremo se è così nel prossimo passaggio. Si gira davanti a noi invece l'8.80 di Enterman. Attenzione, primo passaggio sul rettilineo d'arrivo per l'868 sì, di Reichmuth. Seconda posizione. Settima Kuriger, ottava Radatz, nona Ebner. Queste le posizioni acquisite alla fine del primo giro. No, si sono fermati tutti in lì. Li vediamo anche ad occhio affrontare ora con più margine la parte centrale del percorso per Reichmuth, mentre invece poi sono in fila indiana dalla terza alla posizione a seguire. In seconda c'è Fassler che ha un po' più di vantaggio. Siamo al ultimo giro che inizia adesso per Reichmuth. Perché questo è l'ultimo giro per decretare il vincitore di questa tappa del campionato svizzero di autocross. Vediamo chi se lo aggiudicherà, ma del resto ha comandato dall'inizio alla fine con il suo IACAR numero 868. Vince Reichmuth, seconda posizione per l'868. Bravo Roby! La terra.